Vedete, questo quadro rappresenta la storia della mia vita perché mio padre lo regalò a mia madre di ritorno dalla Libia, dove lui era emigrato. E la storia dell'emigrazione fa parte della mia famiglia, è una storia così forte che quando io ho scritto un articolo su mio padre che era emigrato, in realtà vidi i miei genitori scoppiare a piangere. Quindi questa esperienza che loro avevano raccontato sempre con grande serenità, alla fine invece si è rivelata un'esperienza molto dolorosa. È dolorosissimo lasciare la propria terra, la propria famiglia per andare a trovare lavoro fuori, quindi sradicarsi dalle proprie origini. Ecco perché io in questi anni mi sono impegnata tanto per lavorare, per creare tutti insieme una terra migliore. Perché dico sempre, con quello che abbiamo noi dovremmo vivere di turismo tutto l'anno e stare tutti bene. I nostri figli, se noi lavoriamo seriamente, dovranno avere un domani la possibilità di scegliere se andare via o rimanere. Ma l'emigrazione deve essere una scelta, non un obbligo.